Ciao a tutti, vediamo questo velocissimo video. Ho preparato gli ingredienti, le uova, lo zucchero, la farina con la fecola, la farina l'ho setacciata, questo è l'olio, lo yogurt, la buccia di limone grattugiata e una bustina di lievito che non credo userò tutta. Sbatto le uova con lo zucchero. Sbatto bene fino a far diventare spumose le uova e bianche. Ci siamo quasi. Ecco qua. Poi ci verso dentro l'olio, i 50 grammi di olio di girasole. Ci verso lo yogurt bianco, però se volete, per dare un ulteriore sapore al dolce, potete mettere yogurt al cocco o ad altro, fragole, pesca. Io l'ho messo bianco. Le bucce grattugiate del limone, la scorza, la farina che ho setacciato in precedenza. E la fecola. Ecco sbatto un pochino leggermente con la mia frusta. È una frusta morbida, vedete, di legno. Pensate, l'ho comprata a Firenze, da Italy. Faccio amalgamare bene. Ci ho messo anche un pizzico di sale, ma proprio un pizzico. Aggiungo il lievito in polvere, però non metto la bustina per intero. Mi sembra un po' troppa, ne metto poco più di metà, all'incirca saranno 2 cucchiaini colmi. Ecco, ne ho lasciato un po'. La prossima volta voglio provare a mettere al posto dello yogurt il kefir, il mio kefir, e quindi senza lievito. Vediamo se riesco a far venire un dolce con il kefir. Sono alle prime armi, quindi ci proverò. Questo è il recipiente, lo stampo che ho preparato, che è di 25 centimetri di lunghezza, però avevo questo, ma ci starebbe bene forse anche un altro un pochettino più piccolo e più corto, intorno ai 22 centimetri, così il dolce si alza un pochino di più. L'ho imburrato e infarinato. Il forno è a temperatura 170 gradi e vado ad infornare. Il tempo 40 ma anche 45 minuti, questo dipende molto dai vostri forni. L'ho tenuto 5 minuti ancora a forno spento e poi ho fatto raffreddare un pochino e ho tirato fuori dallo stampo. È molto molto bello, direi che è venuto bene e non ci resta ora che assaggiarlo, quindi andiamo a tagliare una fetta, sempre da freddo se resistiamo. Vi ringrazio della visione, amici, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!